Introduzione. Primo, della differenza tra conoscenza pura ed empirica. Non c'è dubbio che ogni nostra conoscenza incomincia con l'esperienza. Da che infatti la nostra facoltà conoscitiva sarebbe altrimenti stimolata al suo esercizio se ciò non avvenisse per mezzo degli oggetti che colpiscono i nostri sensi e per un verso danno origine da sé a rappresentazioni, per un altro muovono l'attività del nostro intelletto a paragonare queste rappresentazioni, a riunirle o a separarle e ad elaborare in tal modo la materia grezza delle impressioni sensibili per giungere a quella conoscenza degli oggetti che chiamiamo esperienza? Nel tempo, dunque, nessuna conoscenza in noi precede all'esperienza e ogni conoscenza comincia con questa. Ma sebbene ogni nostra conoscenza cominci con l'esperienza, non perciò essa deriva tutta dall'esperienza. Infatti potrebbe essere benissimo che la nostra stessa conoscenza empirica fosse un composto di ciò che noi riceviamo dalle impressioni e di ciò che la nostra propria facoltà di conoscere vi aggiunge da sé, stimolata solamente dalle impressioni sensibili. Aggiunta che noi propriamente non distinguiamo bene da quella materia che ne è il fondamento, se prima un lungo esercizio non ci abbia resi attenti ad essa e non ci abbia scaltriti alla distinzione. C'è dunque almeno una questione che ha bisogno ancora di essere esaminata più da vicino e che non si può sbrigare subito a prima vista. Se cioè si dia una simile conoscenza, indipendente dall'esperienza e dalle stesse impressioni dei sensi. Tali conoscenze sono dette a priori e distinte dalle empiriche, che hanno la loro origine a posteriori, cioè nell'esperienza. Questa espressione intanto non è ancora così precisa da designare adeguatamente tutto il significato della questione proposta, perché si suole ben dire di molte conoscenze derivate da fonti empiriche che noi ne siamo capaci o partecipi a priori, poiché non le otteniamo immediatamente dall'esperienza, ma da una regola universale che noi tuttavia abbiamo pur ottenuto dall'esperienza. Così, di uno che ha scavato le fondamenta della sua casa, si dice che avrebbe potuto sapere a priori che questa sarebbe caduta, cioè egli non avrebbe dovuto aspettare l'esperienza che crollasse di fatto, se non che egli non avrebbe potuto saperlo interamente a priori, perché che i corpi siano pesanti e quindi cadano se si sottrae loro il sostegno, doveva pur essergli noto già per esperienza. Noi dunque intenderemo in seguito per conoscenze a priori, non conoscenze siffatte, che abbiano luogo indipendentemente da questa o da quell'esperienza, ma che non dipendano assolutamente da nessuna esperienza. Ad esse sono contrapposte le conoscenze empiriche, o tali che sono possibili solo a posteriori, cioè per esperienza. Delle conoscenze a priori, poi, si chiamano pure quelle a cui non è commisto nulla di empirico. Ad esempio, la proposizione «ogni cambiamento ha la sua causa» è sì una proposizione a priori, ma non pura, perché cambiamento è un concetto che può essere ricavato solo dall'esperienza. Noi siamo in possesso di certe conoscenze a priori e neanche il senso comune ne è mai privo. Si tratta ora di cercare il segno per cui ci sia dato distinguere con sicurezza una conoscenza pura da una empirica. L'esperienza ci insegna in verità che qualche cosa è fatta in questo o quel modo, ma non che non possa essere altrimenti. Se c'è dunque in primo luogo una proposizione che venga pensata insieme con la sua necessità, essa è un giudizio a priori. Se, oltre a ciò, non deriva se non da nessun'altra, che non abbia a sua volta valore di proposizione necessaria, la proposizione è assolutamente a priori. In secondo luogo, l'esperienza non dà mai ai suoi giudizi una vera e rigorosa universalità, ma solo un'universalità supposta e relativa per induzione. Sì, che si deve propriamente dire, per quanto sin ad ora abbiamo constatato, non si è trovata eccezione a questa o a quella regola. Se dunque un giudizio è pensato con rigorosa universalità, cioè in modo da non ammettere come possibile eccezione di sorta, esso non è derivato dall'esperienza, ma vale assolutamente a priori. L'universalità empirica è dunque soltanto un'estensione arbitraria della validità, da ciò che vale nel maggior numero dei casi a ciò che vale in ogni caso, come per esempio nella proposizione «tutti i corpi sono pesanti». Al contrario, se a un giudizio spetta essenzialmente una universalità rigorosa, allora questa dimostra una particolare fonte di conoscenza, cioè una facoltà della conoscenza a priori. Necessità e vera universalità sono dunque i segni distintivi sicuri
di una conoscenza a priori e sono inseparabilmente inerenti l'uno all'altro. Ma poiché nell'uso di essi alle volte è più facile far vedere nei giudizi la limitazione empirica anziché la contingenza, o anche riesce qualche volta più evidente mostrare la illimitata universalità che attribuiamo a un giudizio, che non la sua necessità, così è opportuno servirsi separatamente dei detti criteri, ciascuno dei quali per sé è infallibile. Ora, è facile mostrare che nella conoscenza umana esistono realmente simili giudizi, necessari ed universali nel senso più rigoroso e quindi puri, a priori. Se si vuole un esempio preso dalle scienze, non si deve fare altro che guardare tutte le proposizioni della matematica. Se si vogliono esempi presi dal più comune uso dell'intelletto, può bastare la proposizione che ogni cambiamento deve avere una causa. Anzi, in quest'ultima proposizione, il concetto di causa contiene così manifestamente il concetto di una necessità del legame con un effetto e di una rigorosa universalità della legge che esso andrebbe interamente perduto se lo si volesse derivare, come fece Hume, dal frequente associarsi di ciò che accade con ciò che precede e da un'abitudine che ne deriva e perciò da una necessità semplicemente soggettiva di collegare certe rappresentazioni. Si potrebbe anche, senza aver bisogno di simili esempi per trovare la reale esistenza di principi a priori nella nostra conoscenza, dimostrare che essi sono indispensabili per la possibilità della stessa esperienza e quindi a priori. Perché dove l'esperienza stessa cercherebbe mai di attingere la sua certezza se tutte le leggi secondo le quali essa procede fossero sempre empiriche e perciò contingenti e se per conseguenza esse non potessero farsi valere come primi principi? Peraltro qui può bastarci di aver esposto come un fatto l'uso puro della nostra facoltà di conoscere insieme coi segni distintivi di esso. Ma non solo nei giudizi, ma anche nei concetti appare un'origine a priori di alcuni di essi. Infatti, se sottraete a poco dal vostro concetto empirico di un corpo tutto ciò che vi è di empirico, il colore, la durezza, la mollezza, la pesantezza e la stessa impenetrabilità, resta tuttavia lo spazio che esso, che ora è del tutto svanito, occupava e che non può essere soppresso. Così, se togliete via dal vostro concetto empirico di ciascun oggetto, corporeo o incorporeo, tutte le proprietà che l'esperienza vi insegna, non li potete non di meno togliere quella per cui lo pensate come sostanza o aderente a una sostanza, sebbene questo concetto abbia una determinazione maggiore che quello di oggetto in generale. Spinti dalla necessità con cui questo concetto vi si impone, dovete dunque convenire che esso ha la sua sede nella vostra facoltà di conoscere a priori. La filosofia ha bisogno di una scienza che determini la possibilità, i principi e l'ambito di tutte le conoscenze a priori. Ciò che conta ancor più di tutto quello che precede è questo, che certe conoscenze escono affatto dal campo di tutte le possibili esperienze e hanno l'apparenza di allargare l'ambito dei nostri giudizi al di là di tutti i limiti dell'esperienza per mezzo di concetti a cui non si può dare in nessuna parte di essa un oggetto corrispondente. Ed è proprio in queste ultime conoscenze, oltrepassanti il mondo sensibile, sicché l'esperienza non può offrire alcun filo conduttore né alcun controllo, che consistono quelle indagini della nostra ragione che consideriamo di importanza preminente e al cui intento finale attribuiamo una dignità superiore a quanto l'intelletto possa apprendere nel campo dei fenomeni. A tal punto che, addirittura a costo di smarrirci, nulla tralasciamo pur di non abbandonare indagini così importanti a causa di qualche dubbio o per disprezzo o indifferenza. Questi inevitabili problemi della ragion pura sono Dio, la libertà e l'immortalità. Quella scienza poi, il cui scopo finale, la cui intera organizzazione si rivolgono alla soluzione di questi problemi, si chiama metafisica. Il suo procedimento è dapprima dogmatico, ossia essa intraprende fiduciosa il suo compito senza un esame preliminare della capacità o incapacità della ragione a un'impresa così ardua. Sembra in verità naturale che una volta abbandonato il terreno dell'esperienza non sia possibile, per mezzo delle conoscenze che si posseggono senza sapere d'onde vengano e sul credito dei principi di cui si ignora l'origine, costruire un edificio senza aver prima condotto diligenti indagini sulle sue fondamenta e senza dunque aver per tempo esaminato piuttosto il problema del come l'intelletto possa pervenire a tutte queste conoscenze a priori, nonché quale estensione, validità e valore esse posseggano. Nulla infatti è più naturale di questo, se con la parola naturale si intende ciò che equamente e ragionevolmente dovrebbe accadere.
Ma se invece si intende con essa ciò che accade di solito, nulla allora è più naturale e comprensibile del fatto che questa indagine sia stata lungamente tralasciata. Infatti, una parte di queste conoscenze, come le matematiche, è in possesso da tempo della certezza e fornisce in tal modo un credito favorevole alle altre, per diversa che sia la loro natura. Inoltre, una volta che si sia usciti dalla cerchia dell'esperienza, si è sicuri di non venire confutati dall'esperienza stessa. La spinta ad estendere le proprie conoscenze è tanto grande che solo l'urto contro una contraddizione patente può fermarci su questo cammino. La contraddizione è evitabile soltanto se le escogitazioni vengono costruite con cautela, anche se non cessano per questo di essere mere escogitazioni. La matematica ci offre un chiarissimo esempio di quanto possiamo avanzare nella conoscenza a priori, indipendentemente dall'esperienza. È innegabile che essa ha a che fare con oggetti e conoscenze solo in quanto si possono rappresentare nell'intuizione, ma questa circostanza è facilmente dimenticata poiché si tratta di un'intuizione che può essere data a priori e risulta quindi difficilmente distinguibile da un concetto puro. Esaltato da una tale dimostrazione della potenza della ragione, lo slancio ad estendere il conoscere non trova più freni. La leggera colomba, mentre nel suo libero volo fende l'aria di cui incontra la resistenza, potrebbe immaginare di poter più agevolmente volare in uno spazio privo d'aria. Così, appunto, Platone abbandonò il mondo sensibile poiché esso pone assai ristretti limiti all'intelletto e sulle ali delle idee si arrischiò al di là di esso nello spazio vuoto dell'intelletto puro. Non si rese conto che, malgrado i suoi sforzi, non procedeva ad un palmo, non trovando una resistenza che gli servisse, per così dire, da punto d'appoggio su cui far leva e a cui applicare le proprie forze per mettere in moto l'intelletto. Ma è un destino abituale della ragione umana nella speculazione quello di innalzare al più presto il proprio edificio, indagando soltanto alla fine se esso poggi su salde fondamenta. Si va allora alla ricerca di ogni sorta di abbellimento per rassicurarsi della sua solidità, o anche piuttosto per scansare questa verifica tardiva e pericolosa. Ma ciò che nel corso della costruzione ci mantiene liberi da ogni preoccupazione o sospetto e ci culla in un'apparente solidità è quanto ora esporremo. Gran parte, forse la maggior parte, dell'occupazione della nostra ragione sta nelle analisi dei concetti che già possediamo riguardo agli oggetti. Questa attività ci fornisce una gran massa di conoscenze, le quali, benché null'altro siano che chiarimenti ed esplicitazioni di ciò che è già pensato nei nostri concetti, seppur ancora in maniera confusa, sono tuttavia considerate, per la forma almeno, quali conoscenze nuove, benché quanto alla materia e al contenuto non arricchiscano minimamente i concetti che già possediamo, limitandoli ad analizzarli. Orbene, poiché un siffatto procedimento offre una reale conoscenza a priori, lungo un cammino sicuro e vantaggioso, accade che la ragione, senza rendersene conto, sia sospinta a carpire affermazioni di tutt'altra specie, nelle quali ai concetti dati altri ne aggiunge, certamente a priori, ma del tutto estranei, senza che si sappia come essa vi pervenga e senza neppure darsi pensiero ad una questione del genere. Incomincerò quindi col trattare proprio della differenza di queste due forme di conoscenza. Paragrafo 4. Intorno alla distinzione dei giudizi in sintetici e analitici. In tutti i giudizi in cui è pensato il rapporto fra un soggetto e un predicato, considero qui soltanto gli affermativi, poiché l'applicazione ai negativi risulta poi facile, questo rapporto è possibile in due modi diversi. O il predicato B appartiene al soggetto A come qualcosa che è contenuto dissimulatamente in questo concetto A, oppure B si trova totalmente al di fuori del concetto A, pur essendo in connessione con esso. Nel primo caso dico il giudizio analitico, nel secondo sintetico. Giudizi analitici affermativi sono pertanto quelli in cui la connessione del predicato col soggetto è pensata per identità, mentre quelli in cui la connessione è pensata senza identità si debbono chiamare sintetici. I primi potrebbero anche essere detti giudizi esplicativi, gli altri ampliativi. I primi infatti, mediante il predicato, nulla aggiungono al concetto del soggetto, limitandosi a dividere per analisi il concetto nei suoi concetti parziali, che erano in esso già pensati, benché confusamente, i secondi invece aggiungono al concetto del soggetto un predicato che in quello non era minimamente pensato e che non poteva esserne ricavato mediante alcuna scomposizione. Se dico ad esempio tutti i corpi sono estesi, si tratta di un giudizio analitico. Non ho infatti bisogno di andare al di là del concetto che collego alla parola corpo
per rintracciare l'estensione che ad esso si connette, ma mi è sufficiente scomporre quel concetto, ossia rendermi conto del molteplice che io penso sempre in esso contenuto, per ritrovarvi questo predicato. Si tratta dunque di un giudizio analitico. Al contrario, se dico tutti i corpi sono pesanti, allora il predicato è qualcosa di completamente diverso da ciò che io penso nel semplice concetto di corpo in generale. L'aggiunta di un tale predicato ci dà quindi un giudizio sintetico. I giudizi d'esperienza come tali sono tutti sintetici. Sarebbe infatti assurdo fondare un giudizio analitico sull'esperienza, quando, per formulare il giudizio, non ho alcun bisogno di uscire dal mio concetto e non mi occorre pertanto alcuna testimonianza dell'esperienza. Che un corpo sia esteso è una proposizione che sta salda a priori e non un giudizio d'esperienza. Infatti, prima ancora di accedere all'esperienza, posseggo tutte le condizioni del mio giudizio già nel concetto, dal quale non ho che da ricavare il predicato secondo il principio di contraddizione e così acquistare coscienza della necessità del giudizio che mai potrebbe derivarmi dall'esperienza. Al contrario, benché nel concetto di un corpo in generale io non includa di già il predicato della pesantezza, tuttavia quel concetto designa un oggetto dell'esperienza mediante una parte di essa, a cui io posso quindi aggiungere ulteriori parti della medesima esperienza, che non appartenevano al concetto. Posso in un primo tempo conoscere il concetto di corpo analiticamente, tramite le note dell'estensione, della impenetrabilità, della forma, eccetera, che sono tutte pensate dentro questo concetto. Successivamente estendo però la mia conoscenza e ricorrendo nuovamente all'esperienza da cui avevo tratto questo concetto di corpo, trovo che alle note suddette va sempre connessa anche quella della pesantezza e la aggiungo quindi sinteticamente come predicato a quel concetto. È dunque l'esperienza ciò su cui si fonda la possibilità della sintesi tra il predicato della pesantezza e il concetto del corpo, perché i due concetti, benché uno non sia contenuto nell'altro, appartengono tuttavia, seppure solo accidentalmente, l'uno all'altro come parti di un tutto, cioè dell'esperienza. Ma nel caso dei giudizi sintetici a priori, questo punto di appoggio manca del tutto. Se devo procedere oltre il concetto A per conoscere un altro B, come adesso legato, in cosa consisterà ciò su cui mi fondo e mediante cui la sintesi è resa possibile? Qui infatti non ho il vantaggio di poter ricorrere alla guida dell'esperienza. Si prenda la proposizione tutto ciò che accade ha una causa. Nel concetto di qualcosa che accade, in verità io penso un'esistenza, preceduta da un tempo, eccetera, dal che è possibile ricavare giudizi analitici. Ma il concetto di causa giace interamente fuori da quel concetto e designa qualcosa di diverso da ciò che accade e non è quindi per nulla contenuto in quest'ultima rappresentazione. Come mai dunque io giungo ad affermare di qualcosa che accade in generale alcunché di affatto diverso e a considerare il concetto di causa, sebbene non contenuto in quello, tuttavia come in esso rientrante e addirittura necessariamente? Che cos'è in questo caso l'incognita X su cui l'intelletto si appoggia allorché crede di rintracciare fuori del concetto A un predicato B ad esso estraneo ritenendolo tuttavia ad esso connesso? Non può trattarsi dell'esperienza perché il principio in questione ha aggiunto questa seconda rappresentazione alla prima non solo con una universalità maggiore, ma anche con la nota della necessità, quindi interamente a priori, nonché in base a semplici concetti. Ora, è su tali principi sintetici, cioè estensivi, che riposa l'intero scopo finale delle nostre conoscenze speculative a priori. Perché gli analitici, pur essendo estremamente importanti e necessari, lo sono esclusivamente per giungere a quella chiarezza dei concetti che è richiesta per una sintesi sicura e ampia, come per un'acquisizione realmente nuova. Paragrafo quinto. In tutte le scienze teoretiche della ragione sono inclusi come principi giudizi sintetici a priori. I giudizi matematici sono tutti sintetici. Questa proposizione, per quanto sia indubbiamente certa e ricca di conseguenze, pare sia finora sfuggita alla considerazione di quanti hanno analizzato l'umana ragione, anzi sembra contrapporsi del tutto alle loro congetture. Infatti, poiché si riscontrò che i ragionamenti dei matematici procedono tutti secondo il principio di contraddizione, come richiesto dalla natura di ogni certezza apodittica, si credette che anche i principi fossero conosciuti in virtù del principio di contraddizione. Si trattava però di un errore, perché una proposizione sintetica può certamente essere conosciuta secondo il principio di contraddizione, ma solo se si presuppone un'altra proposizione sintetica, da cui possa essere ricavata, non mai dunque in se stessa. Occorre prima di tutto tenere presente che le autentiche proposizioni matematiche sono sempre giudizi a priori e non empirici,
in quanto portano con sé quella necessità che non può mai essere tratta dall'esperienza. Se non lo si vuole concedere, bene, limito allora la mia affermazione alla matematica pura, nel cui concetto è già implicito che non contiene conoscenze empiriche, ma esclusivamente una conoscenza pura a priori. In verità, a prima vista, si potrebbe pensare che la proposizione 7 più 5 uguale 12 sia una proposizione semplicemente analitica, derivante dal concetto di una somma di 7 e 5 in base al principio di contraddizione. Ma se si considera più da vicino la cosa, risulta chiaro che il concetto della somma di 7 e 5 altro non racchiude se non l'unione dei due numeri in uno solo, il che non implica per nulla che si pensi quale sia quest'unico numero che racchiude gli altri due. Il concetto di 12 non è per nulla pensato per il fatto che io pensi semplicemente questa unione di 7 e 5, e ho un bel analizzare il mio concetto di una tale somma possibile, ma non vi ritroverò mai il numero 12. È necessario andare al di là di questi concetti, facendo appello all'intuizione che corrisponde a uno dei due numeri, ad esempio alle proprie 5 dita o a 5 punti, come fa Segner nella sua aritmetica, ed aggiungere l'una dopo l'altra al concetto del 7 le unità del numero 5 quale dato nell'intuizione. Difatti io prendo prima di tutto il numero 7 e servendomi delle 5 dita della mia mano come intuizione del concetto del 5, procedo ad aggiungere successivamente, in base a quell'immagine, al numero 7 tutte le unità che precedentemente avevo riunite per dar luogo al numero 5, e vedo così costituirsi il numero 12. Che 5 si dovesse aggiungere a 7 l'ho certamente pensato nel concetto di una somma 7 più 5, ma non ho pensato che questa somma sia uguale al numero 12. La proposizione aritmetica è dunque sempre sintetica, il che si fa tanto più evidente quanto più grandi sono i numeri presi in considerazione, risultando allora chiaro che noi, per quanto giriamo e rigiriamo i nostri concetti, senza l'aiuto dell'intuizione non potremmo mai trovare la somma con la semplice analisi di tali concetti. Altrettanto poco analitico è qualsiasi principio della geometria pura. Che la retta sia la linea più breve fra due punti è una proposizione sintetica. Infatti il mio concetto del retto non contiene nulla in fatto di quantità, ma solo una qualità. Il concetto del più breve, perciò, è interamente aggiunto e non può essere tratto, mediante una qualsiasi analisi, da quello della linea retta. Qui deve venire in soccorso l'intuizione, perché solo essa può rendere possibile la sintesi. Solo poche proposizioni fondamentali presupposte dai geometri sono in verità effettivamente analitiche e poggiano sul principio di contraddizione. Ma come tutte le proposizioni analitiche, a null'altro servono che all'articolazione del metodo, senza poter valere come principi. Tali ad esempio sono A uguale A, il tutto è uguale a se stesso, oppure A più B maggiore di A, ossia il tutto è maggiore di ogni sua parte. Ma anche queste stesse proposizioni, benché valgano in base a semplici concetti, sono accolte in matematica solo perché possono essere esibite nell'intuizione. È semplicemente l'ambiguità dell'espressione a farci credere in questo caso che il predicato di tali giudizi apodittici sia di già incluso nel nostro concetto e che il giudizio sia quindi analitico. Infatti dobbiamo pensare un certo predicato come aggiunto a un dato concetto e questa necessità inerisce già ai concetti. Ma la questione non concerne che cosa dobbiamo pensare in aggiunta al concetto dato, bensì che cosa pensiamo realmente in esso, benché solo oscuramente. Risulta allora chiaro che il predicato inerisce sì necessariamente a quei concetti, ma non perché pensato nel concetto come tale, bensì mediante l'intuizione che deve aggiungersi al concetto. La fisica include in sé, in qualità di principi, giudizi sintetici a priori. Addurrò quali esempi soltanto un paio di proposizioni, come quella che in tutti i cambiamenti del mondo corporeo la quantità di materia resta invariata, oppure l'altra, che in ogni comunicazione di movimento, azione e reazione sono sempre in rapporto di eguaglianza. Per tutte e due le proposizioni, non solo è chiara la necessità e quindi la loro origine a priori, ma è anche chiara la loro natura di proposizioni sintetiche. Infatti nel concetto di materia io non penso alla permanenza, ma solo la semplice presenza nello spazio in quanto lo riempio. Oltrepasso quindi senza dubbio il concetto di materia per includervi col pensiero qualcosa a priori che non pensavo in esso. Dunque la proposizione non è analitica ma sintetica e tuttavia è pensata a priori. Lo stesso vale per le altre proposizioni della parte pura della fisica. Nella metafisica, anche se la si considera come una scienza fino ad oggi semplicemente tentata, tuttavia indispensabile alla natura dell'umana ragione, devono essere contenute conoscenze sintetiche a priori. In essa non si tratta dunque semplicemente di scomporre e chiarire analiticamente i concetti che ci formiamo a priori delle cose. Ciò che ci proponiamo è invece di estendere la nostra conoscenza a priori,
al qual fine dobbiamo servirci di principi tali che aggiungiamo al concetto dato qualcosa in esso non contenuto. Mediante i giudizi sintetici a priori ci spingiamo così lontano che l'esperienza non può tenerci dietro, come capita ad esempio nella proposizione «il mondo deve avere un primo cominciamento», eccetera. Secondo le sue intenzioni, almeno la metafisica è costituita di autentiche proposizioni sintetiche. Paragrafo sesto, problema generale della ragion pura. Si ottiene già non poco quando un gran numero di ricerche può essere raccolto sotto forma di un unico problema. In tal modo, infatti, non solo si agevola il nostro lavoro, dandogli un'esatta delimitazione, ma si reca giovamento anche a chiunque altro voglia prenderlo in esame per stabilire se siamo riusciti o meno nel nostro intento. Il vero e proprio problema della ragion pura è pertanto contenuto nella domanda: come sono possibili giudizi sintetici a priori? Che la metafisica sia rimasta finora in uno stato così oscillante di incertezze e di contraddizioni non ha altra causa se non il fatto che questo problema, e forse addirittura la differenza fra giudizi sintetici e analitici, non sono stati finora presi in esame. La vita o la morte della metafisica dipendono in realtà dalla soluzione di questo problema o da una dimostrazione fondata che la possibilità di cui richiede la giustificazione è priva di consistenza. David Hume, che si avvicinò più di ogni altro filosofo a questo problema, anche se fu ben lontano dal pensarlo con sufficiente determinatezza e nella sua universalità, essendosi fermato semplicemente alla proposizione sintetica della connessione dell'effetto con le sue cause, principium causalitatis, credette di poter trarre la conclusione che un tale principio a priori è del tutto impossibile. Stando alle sue conclusioni, tutto ciò che chiamiamo metafisica si risolverebbe nella semplice illusione di conoscere razionalmente ciò che in realtà ci proviene dall'esperienza, traendo dall'abitudine l'apparenza della necessità. Mai egli sarebbe scivolato in un'affermazione del genere, distruttrice di ogni filosofia, se avesse avuto innanzi agli occhi il nostro problema nella sua universalità. In tal caso, infatti, avrebbe visto che, stando al suo argomento, non potrebbe esistere neppure la matematica pura, dato che essa include certamente i principi sintetici a priori. Affermazione questa dalla quale il suo buon senso lo avrebbe senza dubbio tenuto lontano. Nella soluzione del suddetto problema era chiusa senz'altro la possibilità dell'uso puro della ragione nel fondare e nell'edificare tutte le scienze che contengono una conoscenza teoretica a priori di oggetti, ossia la risposta alle domande: com'è possibile la matematica pura? Com'è possibile la fisica pura? Poiché queste scienze sono effettivamente date, conviene certo domandarsi come siano possibili. Infatti, che esse siano possibili è dimostrato dalla loro realtà. Quanto alla metafisica, il suo cattivo andamento fino ad oggi, unito al fatto che nessuna delle metafisiche fin qui offerte si può dire che realmente sussista rispetto al suo scopo essenziale, fa dubitare chiunque ha ragione della sua possibilità. Tuttavia, anche questa specie di conoscenza deve in certo senso essere considerata come data, e la metafisica, anche se non come scienza, è tuttavia reale come disposizione naturale, metafisica naturalis. Infatti la ragione umana, anche senza il pungolo della semplice vanità dell'onniscienza, è perpetuamente sospinta da un proprio bisogno verso quei problemi che non possono in nessun modo essere risolti da un uso empirico della ragione, o in base ai principi su cui esso riposa. E così, in tutti gli uomini, una qualche metafisica è sempre esistita e sempre esisterà, appena che la loro ragione si innalzi alla speculazione. Dunque, anche per essa vale la questione: come è possibile la metafisica in quanto disposizione naturale? Ossia, come scaturiscono dalla natura della ragione umana universale i problemi che la ragion pura affronta e a rispondere ai quali, meglio che può, essa è sospinta da un proprio bisogno? Ma poiché si sono sempre riscontrate inevitabili contraddizioni nel rispondere a tali domande naturali, come ad esempio a quella se il mondo abbia avuto un cominciamento o esista dall'eternità, non è possibile accontentarsi della semplice disposizione naturale alla metafisica, ossia della pura facoltà della ragione come tale, da cui nasce sempre una qualche metafisica, qualunque essa sia, ma si deve poter giungere sulla sua base a una certezza o quanto al conoscere e al non conoscere gli oggetti, cioè a una decisione nei riguardi degli oggetti delle sue questioni, o quanto a un giudizio sulla capacità o incapacità della ragione nei loro riguardi. E pertanto o ad allargare con sicurezza la nostra ragion pura o a fissarle confini precisi e sicuri. Quest'ultima domanda, che scaturisce dal suddetto problema generale, sarebbe a buon diritto la seguente: com'è possibile la metafisica come scienza?
La critica della ragione, alla fine, conduce dunque necessariamente alla scienza, mentre il suo uso dogmatico privo di critica conduce ad affermazioni prive di fondamento, alle quali sarà sempre possibile contrapporne altre, parimenti fornite di falsa apparenza, sfociando così nello scetticismo. Questa scienza, d'altra parte, non potrà avere un'ampiezza eccessiva e scoraggiante, poiché non ha a che fare con oggetti della ragione, il cui numero è senza confini, ma solo con la ragione stessa, cioè con problemi che sorgono esclusivamente dal suo seno e sono presentati non dalla natura delle cose, da essa differente, ma dalla natura della ragione stessa. Così, una volta che essa abbia prima di tutto imparato a conoscere completamente le proprie capacità conoscitive rispetto agli oggetti che si possono presentarle nell'esperienza, potrà agevolmente procedere alla determinazione completa e sicura dell'ambito e dei limiti del proprio uso, quando tenti di oltrepassare i confini dell'esperienza. Si possono e si devono quindi considerare inesistenti tutti i tentativi finora fatti per costruire dogmaticamente una metafisica. Infatti, quanto vi è nell'uno o nell'altra metafisica di analitico, ossia la mera scomposizione dei concetti giacenti a priori nella nostra ragione, non è per nulla ancora lo scopo, bensì solo un preparativo per l'autentica metafisica, cioè per l'estensione sintetica a priori della sua conoscenza. A tale estensione la scomposizione non basta, perché si limita a mostrare quanto è già contenuto nei concetti e non il modo in cui noi giungiamo a priori in possesso di tali concetti, e come sia di conseguenza possibile determinare anche la validità del loro uso rispetto agli oggetti di ogni conoscenza in generale. Basta solo un po' di abnegazione per rinunciare a tutte queste pretese, viste che le innegabili e, nel procedimento dogmatico, inevitabili contraddizioni della ragione con se stessa hanno privato già da molto tempo la metafisica della sua reputazione. Sarà però necessaria molta fermezza perché la difficoltà interna e la resistenza esterna non ci distolgano dal promuovere una buona volta la crescita rigogliosa e fruttuosa di una scienza indispensabile alla ragione umana, facendo ricorso a un procedimento opposto a quello finora impiegato. Una scienza dalla quale si potranno sì recidere i rami finora spuntati, ma di cui non si potranno mai svellere le radici. Paragrafo settimo. Idea e suddivisione di una scienza speciale denominata critica della ragion pura. Da tutto questo deriva ora l'idea di una scienza speciale che può prendere il nome di critica della ragion pura. Infatti la ragione è la facoltà che ci dà i principi della conoscenza a priori. Ragion pura è quindi quella che contiene i principi per conoscere qualcosa prettamente a priori. Un organo della ragion pura sarebbe un insieme di quei principi in base ai quali tutte le conoscenze pure a priori possono essere acquisite ed effettivamente poste in atto. L'applicazione totale di un tale organo costituirebbe un sistema della ragion pura. Ma poiché questo sistema, pur essendo assai richiesto, lascia ancora aperta la questione se anche qui ed in quali casi una estensione in generale della nostra conoscenza sia possibile, possiamo allora considerare una scienza della semplice valutazione della ragion pura, delle sue sorgenti e dei suoi limiti, come la propedeutica al sistema della ragion pura. Una scienza siffatta non dovrebbe chiamarsi dottrina, ma soltanto critica della ragion pura, e rispetto alla speculazione, la sua utilità sarebbe in realtà solo negativa, poiché servirebbe, anziché all'allargamento, alla semplice purificazione della nostra ragione, liberandola dagli errori, il che è di già un grandissimo guadagno. Chiamo trascendentale ogni conoscenza che si occupi in generale non tanto di oggetti, quanto del nostro modo di conoscere gli oggetti nella misura in cui questo deve essere possibile a priori. Un sistema di tali concetti potrebbe essere detto filosofia trascendentale. Ma questa, d'altronde, per cominciare, è ancora troppo. Dovendo infatti tale scienza racchiudere compiutamente tanto la conoscenza analitica quanto la sintetica a priori, viene ad avere un'ampiezza eccessiva rispetto al nostro scopo, che consiste nello spingere l'analisi fin dove è richiesta necessariamente per chiarire in tutta la loro portata i principi della sintesi a priori, cioè l'unica questione che qui ci interessi. Tale ricerca di cui ora appunto ci occupiamo non può propriamente essere detta dottrina, ma soltanto critica trascendentale, poiché non si propone di ampliare le conoscenze, ma semplicemente di rettificarle e di rintracciare la pietra di paragone per determinare il valore o il non valore di tutte le conoscenze a priori.
Una tale critica è dunque la preparazione a un organo, se almeno è possibile, e se ciò non dovesse riuscire, è preparazione almeno ad un canone della ragione, in base al quale comunque si potrebbe un giorno esporre, tanto analiticamente che sinteticamente, l'intero sistema della filosofia della ragion pura. Si risolva esso in un'estensione o in una semplice limitazione della relativa conoscenza. Che poi tale sistema sia possibile, che anzi non richieda un'ampiezza così grande da togliere la speranza di portarlo a compimento, non può essere di già desunto dal fatto che con esso non viene posta in questione la natura delle cose, la quale è inesauribile, ma dell'intelletto, che di tale cosa giudica, e di esso inoltre, solo rispetto alla conoscenza a priori. Questo patrimonio dell'intelletto, non dovendo di certo essere cercato fuori di noi, non può restarci nascosto e, secondo ogni previsione, è così ristretto da poter essere rintracciato compiutamente, giudicato quanto al suo valore o non valore e sottoposto a un preciso apprezzamento. Meno ancora ci si può aspettare qui una critica dei libri e dei sistemi della ragion pura, ma piuttosto quella della pura facoltà stessa della ragione. Solo se si pone a fondamento questa critica si entra in possesso di una sicura pietra di paragone per giudicare del contenuto filosofico di opere antiche e moderne in questo ramo. In caso diverso, storici e giudici, privi di competenza, procedono a valutare le affermazioni infondate altrui in base alle proprie, non meno infondate. La filosofia trascendentale è l'idea di una scienza di cui la critica della ragion pura deve progettare architettonicamente, ossia per principi, l'intero piano, con piena garanzia della completezza e della sicurezza di tutti gli elementi che entrano a costituirne l'edificio. Essa è il sistema di tutti i principi della ragion pura. Se questa critica non prende essa stessa il nome di filosofia trascendentale, dipende dal fatto che, per essere un sistema completo, dovrebbe contenere anche un'analisi particolareggiata di tutta la conoscenza umana a priori. Ora, è fuori di dubbio che la nostra critica deve senz'altro presentarci l'esatta enumerazione di tutti i concetti fondamentali che costituiscono la suddetta conoscenza pura. Ma giustamente tale critica si astiene dall'analisi di dettaglio di questi concetti, nonché dell'inventario completo di tutti quelli che ne derivano. Per un verso, in quanto questa analisi non rientrerebbe nei suoi progetti, non presentando la medesima difficoltà della sintesi in vista della quale si costituisce propriamente la critica, e per l'altro, perché si andrebbe contro l'unità del piano se si pretendesse dare, sotto la responsabilità della compiutezza, una tale analisi e derivazione a cui non siamo per nulla obbligati dai nostri progetti. Questa compiutezza, così nell'analisi come nella derivazione da quei concetti a priori che dovremo fornire più avanti, costituisce una facile aggiunta una volta che quei concetti siano a disposizione come principi specifici della sintesi, e nulla faccia difetto in vista di questo scopo essenziale. Rientra pertanto nella critica della ragion pura tutto ciò che costituisce la filosofia trascendentale. Tale critica è dunque l'idea perfetta della filosofia trascendentale, senza essere tuttavia questa scienza stessa, perché spinge la sua analisi solo fin là dove è richiesto da una valutazione esauriente della conoscenza sintetica a priori. Ciò a cui principalmente si mira nella suddivisione di questa scienza è la radicale esclusione di ogni concetto che contenga in sé qualcosa di empirico, ossia la completa purezza della conoscenza a priori. Quindi, pur essendo i supremi principi della moralità e i relativi concetti fondamentali conoscenze a priori, non rientrano tuttavia nella filosofia trascendentale, perché essi, pur non ponendo alla base dei loro precetti morali i concetti del piacere e del dolore, dei desideri e delle tendenze, eccetera, che hanno tutti un'origine empirica, non possono tuttavia nella costruzione del sistema della moralità non farli entrare nel concetto del dovere o come un ostacolo da superare o come uno stimolo non trasformabile in motivo. Pertanto la filosofia trascendentale è una sapienza cosmica della ragion pura semplicemente speculativa. Infatti tutto ciò che è pratico, per il fatto di contenere motivi, si riconduce a sentimenti, i quali appartengono alle sorgenti empiriche della conoscenza. Ma se si vuol dar luogo alla suddivisione di questa scienza dal punto di vista generale di un sistema, detta scienza che ci accingiamo ad esporre deve allora contenere prima di tutto una dottrina degli elementi e poi una dottrina del metodo della ragion pura. Ognuna di queste parti principali subirà ulteriori suddivisioni i cui fondamenti non si possono qui ancora esporre. In sede di introduzione o di avvertenza preliminare, pare necessario limitarsi ad osservare che esistono due tronchi dell'umana conoscenza,
provenienti forse da una comune radice a noi sconosciuta, e precisamente sensibilità ed intelletto. Mediante la prima gli oggetti ci sono dati, mediante la seconda essi sono pensati. Ora, in quanto la sensibilità deve contenere rappresentazioni a priori che costituiscono la condizione a cui gli oggetti ci sono dati, essa deve appartenere alla filosofia trascendentale. La dottrina trascendentale della sensibilità deve rientrare nella prima parte della scienza degli elementi, in quanto le condizioni sotto cui gli oggetti dell'umana conoscenza sono dati precedono quelle sotto le quali i medesimi oggetti sono pensati.